dicembre 1626, estratto dell'intervento del sindaco Carl Philipp Salgitter presso il Parlamento annoveriano. Per un decennio abbiamo pensato che il nostro nemico giungesse da sud. Triplice tedesca la chiamavamo e ogni nostro sforzo si è diretto alla sua dissoluzione, con il fine di ricercare pace e stabilità. Ma qual è stato il nostro risultato? Incentivare quell'isolamento tedesco e quel partitismo interno che spinge tutti noi fratelli in una guerra fratricida. Sì, amici miei, fratelli! Dobbiamo smettere di guardare i vicini come nemici e aprire gli occhi, comprendendo la nostra natura di marionette nelle mani delle superpotenze europee. Francia, Danimarca, Polonia, Venezia, Gran Bretagna. Tutte loro hanno frammentato i nostri vicini, i nostri amici, in fazioni e rivalità le une contro le altre alle dipendenze di un imperatore fantoccio della Provenza. Duchi stranieri, nobili esteri e cartelli mercantili d'oltreoceano hanno invaso le gloriose sale del potere tedesco. Per troppo tempo abbiamo ballato le note straniere e se nessun altro sembra più in grado di mutare tutto ciò, oh, il buon Dio lo sa che sia nostro dovere allora farlo. Se è stata l'ideologia politica a legarci un cappio intorno al collo donandoci la sudditanza, che sia allora il pragmatismo e il realismo commerciale nel nostro sangue a donare la libertà a tutti noi. Realpolitik! Esatto, amici miei, urlatelo a pieni polmoni. Che sia parola di speranza per i nostri fratelli. Realpolitik! Che sia parola di riscatto verso i nostri oppressori. Buon salve ragazzi, un saluto da Matt e bentornati su Nerd is the Way. Bentornati sul mio canale, sulla nostra campagna di Europa Universalis 4 con Hannover e con la nostra visuale globale che ci permette sempre di vedere come sta evolvendo la situazione sul nostro globo. Bene, prima di buttarci direttamente nell'episodio di oggi, perché non dobbiamo assolutamente perdere tempo, permettetemi di ringraziare enormemente i miei consiglieri dello scorso episodio, tra i quali Lavius00, Leonida1300, Praise Durtu e Sebastiano Brogiato. Grazie mille a tutti voi, soprattutto a coloro che mi hanno dato dei consigli su l'obiettivo da selezionare, da andare a puntare per questa guerra che vogliamo fare in questo episodio, e soprattutto anche a Lavius00 che mi ha dato un consiglio su una cosa che effettivamente non sapevo. Mi ha ricordato che determinati territori del Sacro Romano Impero, una volta conquistati, se il tuo stato non fa più parte dell'impero, non è detto che quei territori automaticamente escano. Quindi io mi ritrovo ad esempio con tutti i territori di Brandeburgo che risultano ancora facenti parte del Sacro Romano Impero, cosa che potrebbe creare problemi sia di relazione con l'imperatore sia di rivolte interne. Quindi davvero grazie mille, so che probabilmente ai vostri occhi è stato un errore da principiante, ma non avendo mai giocato nel Sacro Romano Impero, questa caratteristica non la sapevo. Quindi questo episodio punterò a organizzarmi per la guerra e iniziarla, poi quando saremo un attimino più tranquilli mi occuperò di far uscire gli ultimi territori che ci siamo dimenticati, mettiamola così, dal Sacro Romano Impero. Dunque, cos'altro volevo dire? Sì, un ulteriore annuncio, vi ricordo che sotto nei commenti trovate ancora il link di Stropol per votare riguardo alla nuova serie di RimWorld, una serie narrativa, ogni episodio non più lungo di 5-10 minuti, e mi raccomando votate numerosi, ma soprattutto coloro che siano interessati a vedere un personaggio in game con il loro nome, quindi partecipare attivamente alla serie, ditemelo nei commenti così che io possa segnarlo e inserirvi in game, oppure nel caso in cui abbiate votato l'opzione nel quale vorrete mantenere sia la serie di Medieval 2 che di The Banner Saga o sostituire una delle due serie, ditemi nei commenti quale delle due serie preferite veder sostituita.
Mi raccomando, votate numerosi, ditemeli vostra così da aiutarmi a capire e fare le scelte migliori per voi, per me e per il canale. Bene, dunque, a questo punto direi che possiamo zoomare nei nostri territori. Tra l'altro, prima di iniziare volevo dare l'assicurazione a Preside d'Urtu che nello scorso episodio mi aveva sollevato il problema che i territori a est di ex Brandeburgo erano sotto il controllo dei separatisti. Praticamente appena iniziato il gioco, in un mese off game, i separatisti sono transitati nei nostri territori qua a Greifswald. Infatti, come vedete, ci sono i nostri uomini qui, li ho eliminati velocemente senza problemi, il che ha dato la possibilità alla nostra buona alleata Lituania, che aveva il diritto di passaggio sulla Polonia, di transitare in questi territori e andare a liberarli dall'occupazione dei separatisti. Come vedete qua, Butov sta per essere liberato interamente dalla Lituania, quindi ben venga, Deo grazie, è sicuramente una cosa positiva. Dunque, per questo episodio, come vi dicevo, vorrei iniziare un nuovo ciclo di guerre, principalmente dichiarando guerra o a Münster, che ha questi staterelli piccolini, oppure ad Anhalt. Ora, Anhalt, come vedete, ha alleati un pochino più grossi, è in guerra però già contro degli altri avversari. D'altro canto, però, c'è da dire che c'è anche come alleato Brandeburgo, e Brandeburgo ci farebbe davvero gola, perché avremo modo di prendere Stettin e unire i nostri territori. Il mio obiettivo, quindi, sarà molto semplice: andare a portare 7.000 uomini qui, mentre questi 32.000 completamente ripuliti, infatti come vedete ho di nuovo spostato un rapporto di 2-1 tra la fanteria e i cannoni, l'artiglieria, la porto direttamente qua a Meppen per andare a occupare Münster. Poi quello che vorrò fare ulteriormente sarà andare a prendere 1, 2, 3, 4, 5.000 uomini di fanteria, mercenari, e andare avanti appena, fermi tutti, appena non terminano il tutto. Quindi questi vanno qua, questi vanno qua, questi vanno qua. Perfetto. Appena i nostri uomini si spostano sui territori e nelle posizioni, allora potremo dichiarare guerra. Intanto facciamo partire il nostro timer. Direi che a questo punto direi di togliere le Bibbie tradotte, visto che non abbiamo più problemi di ribelli, e andare a prendere qualcosa che ci vada a potenziare. Avendo una tecnologia militare molto elevata, un generale a 2 stelle, direi di andare a prendere la disciplina, che dovrebbe essere buffata dal generale di alto livello. Intanto continuiamo ad aspettare. Perfetto, passaggio del mese, siamo in negativo, lo so, ma non abbiate timore, perché adesso direi che possiamo andare a dichiarare guerra ai nostri avversari. Non voglio correre rischi, andiamo a dichiarare guerra con l'aiuto della Lituania. Subito questi 12.000 si spostano nella capitale, mentre, lo so che è orrendo come assedio, non me lo dite, ma farò un assedio con 1.000 cannoni direttamente a Magdeburg, perché sì. Poi, qua voglio già dividere il nostro esercito a dovere, quindi così, perfetto, e voglio dare come obiettivo, voglio dare come obiettivo alla Lituania i forti nemici. Perfetto, questo si sta già spostando. Poi 1.000 uomini li spostiamo qua, 1.000 qua, mentre i 30.000 a Münster. Ok, andiamo a mettere le nostre war taxes, andiamo a ridurre l'inflazione, che è sempre cosa positiva, e andiamo a ridurre la corruzione. Perfetto, allora non dovremmo avere grossi problemi.
Vediamo se riusciamo magari a prendere gli 8000. No, purtroppo no. Fermi tutti perché è vero. Abbiamo da togliere i mothball, le navi. Non ce ne dimentichiamo. Mentre queste le riportiamo qua perché vorrei evitare quantomeno grossi problemi. Andiamo a mettere le tasse di guerra. Sì, le abbiamo già messe. Perfetto. Vediamo di fare un breve controllo. Sto facendo un attimo di gestione per vedere se riusciamo a spostare. Perfetto, i primi territori li spostiamo qua. Come mi avevate consigliato voi, in questa guerra non voglio tirarla a dovuto più delle lunghe. Per questo motivo, man mano che riusciremo a eliminare le forze nemiche, andremo anche a conquistarle interamente. Vorrei gentilmente sapere questi lituani che cazzo stanno facendo qua quando hanno come obiettivo di guerra Stettin, ma va bene così, siamo tutti contenti, siamo tutti felici. Davvero, sono davvero compiaciuto del fatto che siate venuti a fare una gita a Brunswick, spero che vi siate divertiti. Lasciate una bellissima annotazione su TripAdvisor, vi aspettiamo di nuovo. Cioè, io giuro che queste cose non le colgo, non le capisco, non le capisco. Vediamo se siamo in guerra anche con qualcun altro. LOL, siamo in guerra con il papato. Il santo padre è in guerra contro di noi, LOL. Va bene, allora, proseguiamo. Qua abbiamo Ingolstadt, Lituania, Deo Grazia, muovi il tuo culo e vai in Oriente. Cosa stai qua a fare? Non ho neanche messo questo. Perché sei là? Santo Dio. Qual è il senso? Quale? Perché? Perché sei là? Oh, santo cielo. 99%, ma siamo seri? Io davvero non ho parole. Io non ho parole. Santo Dio. Non ho parole. Io non ho assolutamente parole. Che palle. Va bene, allora spostiamo questi 28.000, ma non ci arriveranno mai, mai in tempo, mai. Questi quando arrivano? 21 gennaio? Ah, oddio, oddio. No, infatti non arrivano in tempo. Che palle! Ma dimmi te, Dio, perché non sta facendo quello che deve questa Lituania? Che palle! Mamma mia, quanto mi fa incazzare il gioco quando fa così. Quanto mi fa incazzare il gioco quando fa così. Qua l'unico obiettivo che hanno, l'unico. Cioè, davvero, io non ho un cazzo. Non ho parole, non ho parole, non ho parole. Io non ho, giuro, parole. Santo Dio. Mamma mia, mamma mia. Ah. Santo cielo. Cioè, ditemi voi se è possibile una roba del genere. Hanno un solo obiettivo, uno solo. Uno solo? Non lo fanno, non si sa. Ah, santo cielo. Münster è già medio. Allora, vediamo se con Münster
riusciremmo già a fare una pace. Decisamente non male. Gli stati che ci farebbero una coalizione sono davvero risicati. E questo mi piace molto. Questo mi piace molto. Allora, non ci darebbero pressoché soldi, però magari potrebbero dare qualcosa, no? Ma sapete che io sarei tentato a sto punto di fare già pace con loro. Cioè, la coalizione è solo di questi staterelli, non è nulla di grosso. Dai, facciamo subito la pace. Cioè, proprio così, instant, di ignoranza, come mi avete detto voi. Facciamola subito. Perfetto. Andiamo a fare i core. Spero di aver fatto bene, consigliatemi voi. Perfetto. Ah, fermi tutti perché qua abbiamo anche... Oh, finalmente, sta andando a prendere i territori. Allora, fermi. Andiamo a dare una mano alla Lituania. Non vorrei che si prendessero le botte. Sembrerebbe di no. Genova in guerra con gli ottomani, accettiamo, perfetto. Allora, la Lituania dovrebbe riuscire a reggere, questo ci darà anche, perfetto, potere. Questi sono i pretendenti, va bene. Allora, questi qua li portiamo qua, mentre questi li portiamo qua, perfetto. Allora, il nostro prossimo obiettivo sarà togliere di mezzo, come si dice, Brandeburgo. Allora, andiamo a togliere di mezzo Brandeburgo, prima facendo l'assedio della capitale, che ovviamente figuriamoci se lo fanno gli alleati. Ah, va bene, dai, no, non ci incazziamo più del dovuto, perché non ha molto senso. Intanto i lituani per caso hanno un malus di tecnologia? Come hanno? 15, 17, 18. Ok, teoricamente sono anche più avanti. Vabbè. Ok. Perfetto, questa l'abbiamo fatto. Fermi tutti. Adesso questi qua li portiamo qua. Mentre questi qui, appena terminano, li portiamo lassù. Facciamo anche che togliere i nostri mercenari. Andiamo qua a togliere i nostri mercenari. Perfetto. Fermi tutti. Adesso vorrei fare un attimo una roba del genere. Questi dove vanno? Vanno in Lolland, questi vanno qua allora, perfetto. Vediamo se riusciamo a farli scappare prima che riescano a terminare. Mi sa di no. Cazzarola, peccato. Ah, sono pretendenti ribelli. Pensavo che fossero i brandeburghesi, ma poco male, va bene, dovremmo riuscire a eliminarli senza grossi problemi. Va bene, ottimo, andiamo a fare così, poi di questi direi che possiamo prenderne 1000 qua e 1000 spostarli qua. Ottimo, e gli altri 1000 li spostiamo qua. Sì, lo so, sono cannoni ed è un cancro agli occhi vedere un assedio del genere, ne sono ben consapevole.
Non ci pensate, non ci pensate assolutamente. Dunque, for defense più 20% oppure difesa locale? Sinceramente, prenderei difesa locale. Non mi sembra che siamo eccessivamente danneggiati da tutto ciò. Ah, scusate, se non tolgo la pausa, dubito che si riesca ad andare oltre. Perfetto, tra l'altro noto che ci è morto il generale. Ci è morto il generale, peccato. Quindi questo lo portiamo anche qua. E andiamo a vedere di fare anche il core. Perfetto, ottimo. Questo l'abbiamo anche preso. Allora, riuniamo tutti gli uomini qua. Questi devono andare giù, vero? Sì, perfetto. Va bene, 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 bene. Non dovremmo avere grossi problemi. Non voglio esagerare, magari, in questa guerra con Brandeburgo. Perfetto. Ok, andiamo a unificare. Questo andiamo a prendere qua. Perfetto, abbiamo preso anche Stettin. Allora, questi territori, io direi sinceramente, Goia non ho né la sbatta né la voglia di andarli a prendere. Quindi, detto questo, credo che farò pace con Brandeburgo da solo, velocemente. Allora, andiamo a togliere di mezzo Alsazia. Allora, questi uomini vanno in Alsazia. Perfetto. Facciamo la pace adesso, ottimo. Allora, facciamo così, raggruppiamoci qua e poi facciamo la pace. Perfetto, questi uomini anche si raggruppano qua, perfetto. E andiamo a fare la pace con Brandeburgo. Allora, Brandeburgo, mio caro amico, ci dai ovviamente Stettin, che non accetterebbe. Perché? Perché ci vuole un sacco, un sacco di warscore. Va bene, però se ci dai Neumark, sì, Neumark ce la darebbero. Il che ci permetterebbe di unificare comunque i territori. Il che è positivo. Vediamo quanti bei soldini ci dai. Dei 200 che hai a disposizione. Ma oddio, la coalizione non è nulla di preoccupante tranne Holland. Quindi io sinceramente, proverei a fare così, aspettate. Proverei a fare una. Vediamo un pochino, vorrei togliere qualcosa, ma mi sa che non hanno nulla di interessante. Quindi, visto che l'Humiliate non me lo danno e neanche il Transfer Trade Power, opterei per i soldi. Perfetto. Ragazzi, questa qua sarà una cosa allucinante perché mi spingerà un sacco. un sacco in una coalizione immane, lo so già. Lo so già. Lo so già. Santo cielo, lo so già. Allora, Newmark, andiamo ad aumentare l'autonomia, perfetto. Andiamo ad aumentare la nostra lotta alla corruzione, ottimo, anche così. Andiamo a ripagare dei debiti di poco, tra pochissimo, perfetto. Allora, facciamo subito. Una. Dai, che manca poco. Allora, corruzione. Sì, andiamo. Infatti, vedete, si sformano già le prime coalizioni. Allora, fermi tutti. Queste. Perfetto. Allora, andiamo a togliere 4.000 di cannoni. E 1.000, perfetto. Allora, queste qua vanno dritti qua. Poi,
Questo lo vorrei fare, ma ovviamente vorrei magari togliere, vediamo un pochino come siamo messi qua con le idee. Rinforzo, land attrition. Allora, cos'altro abbiamo di avversari? Abbiamo questi qua. Allora, direi che con questi 5.000 possiamo andare a Bamberg, ottimo. E sbrighiamoci. Qua cosa abbiamo ancora? Ne abbiamo ancora 2.000, che li portiamo sempre a Bamberg. Molto bene. Unifichiamo questi qua. Perfetto. Vediamo un po' quanto ci vogliono. 140 punti. Porca vacca, un sacco. Allora io inizierei già a convertirli. Guardate che bello, Bamberg è già allo 0%, ottimo, ottimo. Rupin è in coalizione, sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Allora, andiamo a dare come obiettivo ai nostri avversari la capitale dell'Austria e la capitale di Ingolstadt. Perfetto. E anche la capitale del Stato papale. Molto bene. Ok, abbiamo Honasbruck. Sono tutti staterelli tutto sommato minuscoli, quindi non è un grosso problema. Non credo che riusciremo a fare in tempo. Proviamo a vedere. Qua 23 aprile. Qua 18 aprile. Ma oddio, mi sa di sì invece. Allora, qua abbiamo 68, direi che lo possiamo tenere. Dai, dai, che forse ce la fanno. No, non ce la fanno. Vabbè, sinceramente pace, me ne frego. Questi qua erano soldati di poco conto, ci prendiamo il wipeout. Ed era un esercito in più, per di più, molto, molto sbilanciato, quindi non ce ne preoccupiamo eccessivamente. Andiamo a fare la conquista. La situazione tutto sommato mi piace, nel senso che Hannover adesso ha di nuovo creato un corridoio che è abbastanza orrendo da vedersi, ma va bene. Andiamo avanti, direi che possiamo anche tentare una velocità 4 al momento. Andiamo a ripagare il nostro debito. Perfetto, così saliamo già a 3,38. Mi piace molto sta cosa. Il timer ci dice che è scaduto il tempo, ma noi continuiamo. Vorrei almeno terminare questi due assedi. Il manpower lo stiamo. Voglio provare a togliere le tasse di guerra e andare magari a vedere quanto guadagniamo. Meno 2,30, quindi per forza sono da alzare. Peccato. Va bene, andiamo a fare la pace con questo chi è? Bamberg. Ok, ci dai tutti i soldi che sono niente e anche War Reparation, Transfer Trade Power. Se no, scusate, War Reparation, Force Religion. Gli faccio rompere tutte le alleanze. Perfetto, via. Un'altra completata, molto bene. Andiamo a fare anche la pace adesso con Alsazia. Spero tutto sommato che vi soddisfi l'andamento di questa guerra. Sto cercando di farla a più rotta di collo possibile. Accettiamo il passaggio perché sono in guerra contro gli ottomani. Le Nederland. Ma allora, vediamo un attimo. Nederland, per caso ci sono dei territori che ci interessano?
Ma oddio, no, quindi direi che possiamo accettare. Ci servono ancora 140, un sacco, un sacco. Dovrebbe essere però pronto la conversione. Perfetto, a Münster, ottimo, mi piace molto questa cosa. Vorrei che però i nostri... Perfetto, i nostri uomini si spostassero qua, vediamo, andiamo al 42%, molto bene. Molto molto bene. Come sta messa la Lituania? Porca troia, la Lituania. E la Lituania è sempre quella che viene massacrata di più. Nelle guerre, quella che viene massacrata di più. Va bene, allora io tenterei una divisione del genere. Sperando che il prossimo mese si riesca a portare a casa l'assedio. Questo chi è, tra l'altro? L'Alsazia? C'è l'Alsazia qui che sta occupando i territori? No. Principalmente no. Va bene. Dai, dai, che riusciamo a terminare. Perfetto. Allora, portiamo questi 14.000 a Roma. Questi 15.000 li portiamo... Qua. Perfetto, possiamo prendere una nuova idea. Andiamo assolutamente ad accettare e andiamo a fare la pace con Alsazia. Allora, l'Alsazia ci dà tutti i soldi. Questo mi piacerebbe, però è tanto distante, quindi non mi interessa più di tanto. Ci danno le War Reparation, Force Religion, così da creare. Ho un'alleanza con l'Ungheria. Interessante. Allora, Force Religion, Transfer... No, War Reparation. Tutti i soldi e chiudiamo. Molto bene, ragazzi. Dunque, grazie a tutti per avermi seguito. Direi che a questo punto la guerra sta proseguendo bene. La Lituania sta facendo da sacco da box per prendersi tutte le botte degli nostri avversari. Andremo adesso ad attaccare il Santo Padre direttamente a casa sua a Roma. Andiamo a fare i nuovi stati. E in questo modo spero sinceramente di aver portato avanti una guerra così come mi avevate consigliato, quindi in maniera molto veloce e cavalcando l'onda, quindi senza preoccuparsi eccessivamente del protrarla alle lunghe. Tra l'altro, guardate che bello, abbiamo anche... abbiamo anche l'assedio a Roma che è al 57%, meno 57%, abbiamo già rotto le mura, quindi davvero favoloso. Abbiamo una proposta di pace dall'Austria, quindi io aspetterei giusto che facessero questo assedio e poi possiamo chiudere. Mi raccomando, ragazzi, datemi dei numerosi consigli su come continuare la guerra. Ditemi se ho giocato in questo caso bene oppure potevo fare qualcosa di meglio. Mi raccomando, vi aspetto per la prossima volta e ci vediamo il mercoledì con un nuovo episodio di Medieval 2 Total War e invece venerdì con il proseguo di questa guerra con Europa Universalis 4. Mi raccomando, ragazzi, a presto, ci vediamo. Ciao!